Sono Pasquarella Anita di Comunico Caserta e questa sera sono qui per un'intervista ad Officina Teatrale Generazione Libera. Allora, buonasera, io mi chiamo Claudia Buono, sono un'attrice da praticamente moltissimi anni, ho lavorato, diciamo, in ambito casertano con svariate compagnie teatrali, anche compagnie stabili, eccetera. E fondamentalmente, diciamo, questo progetto teatrale è nato quasi per caso. Io, diciamo, mi trovavo a passeggiare per una strada con il cane, ad un certo punto ho visto questa realtà di volontariato, mi sono fermata curiosando e loro cercavano qualcuno che li aiutasse in, appunto, in queste attività di teatrali. Così fondamentalmente ho iniziato questo percorso con loro dal 2015, mi sembra, adesso non ricordo bene. Da allora in effetti facciamo laboratorio teatrale da 4-5 anni, facendo svariate attività appunto laboratoriali e poi portando in scena ogni anno, fine anno, degli spettacoli per appunto far vedere, dimostrare al pubblico tutte le competenze che hanno acquisito attraverso appunto i laboratori teatrali. Durante l'anno praticamente noi facciamo altri spettacoli a tema sociale, con sfondo sociale, perché fondamentalmente questa è una realtà di volontariato che si occupa moltissimo della dispersione scolastica, del recupero dei ragazzi dalla strada e praticamente della cittadinanza attiva. Quindi ove ci sono degli eventi dove praticamente è importante portare una voce anche a livello di drammatizzazione, noi facciamo appunto questo tipo di spettacoli. I ragazzi, li hai visti, sono praticamente, noi abbiamo due classi, una dei più piccolini, quelli che vanno praticamente dai 6 anni fino agli 11-12 anni, e una dei più grandi dai 14 anni in su. Non, diciamo che praticamente è una realtà molto 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 unita, nel senso che è più che altro una grande famiglia, una famiglia che in effetti si riunisce anche per altre situazioni, per altre cose, eccetera. Facciamo scene sociali, vediamo dei film, abbiamo fatto in tempi addietro anche dei cineforum quando il Covid lo permetteva, cioè quando non esisteva il Covid e quindi avevamo questa cosa. E sappiamo perfettamente che il teatro, come dicevo all'inizio, quando ho iniziato praticamente questa serata, che è stato un open day per allargare un po' l'utenza dei nostri praticamente ragazzi, per far conoscere la nostra realtà anche al di là di quello che è, diciamo, l'ambito territoriale meramente della provincia di Caserta, perché noi apparteniamo praticamente alla frazione di Falciano e di Cuoro. Quindi facciamo appunto tutte queste attività laboratoriali e devo dire la verità, abbiamo ottenuto molti 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 risultati. Abbiamo alcuni di loro che sono particolarmente talentuosi. Alcuni vengono addirittura da Napoli, ho visto. No, sono tutti di Caserta. Perché avevo capito che un ragazzo era tipo di Napoli, almeno così aveva risposto, forse No, nel. allora praticamente stasera è stato fatto questo open day e quindi Sì. praticamente si è inserita una realtà associativa di Napoli che è venuta a vedere l'open day e quindi hanno partecipato al laboratorio Bello. teatrale. Quindi chiaramente abbiamo allargato anche da questo punto di vista, diciamo, la cosa. Siamo molto contenti e i ragazzi sono entusiasti di questa cosa. Il teatro porta cultura, ma a 360 gradi, io l'ho detto all'inizio, è un modo per trasmettere cultura ai più, in un modo, diciamo, un po' più semplice, un po' fruibile, più fruibile alle persone, perché si guarda lo spettacolo e si impara, appunto, anche si imparano moltissime cose. Niente, penso di aver Tu ti detto. occupi soltanto di, cioè, attività attoriale oppure sei anche No, regista? io praticamente sì, fondamentalmente tutto quello che hai visto stasera, questi spezzoni di spettacoli che in effetti diciamo hai visto, sono curati da me dall'inizio alla fine, nel senso che io scelgo il testo, lo riadatto alle loro capacità, perché
esempio, abbiamo fatto Sogno di una notte di Miss d'estate. Sì. Tu mi insegni che praticamente quello è un 5 atti, si sarebbe stato improponibile farlo tutto, quindi l'ho preso, l'ho ridotto, l'ho reso più proprio fruibile a loro, anche come storia, e l'ho riadattato in chiave moderna per farli divertire e accanire anche di più, interessarli anche di più. Quindi io mi occupo di tutto, dall'inizio alla fine, dalla scelta del testo, al riadattamento, alla regia e poi praticamente all'allestimento scenico. Facciamo un po' tutto. Mi coadiuva moltissimo uno dei ragazzi, uno dei più, diciamo, vecchi, ma non vecchi per età, è quello che ha iniziato con me dall'inizio, che praticamente lui si occupa della parte del laboratorio teatrale dei bambini, e poi è uno degli attori che in effetti ha fatto proprio anche lui anche delle parti qui in questi spettacoli che abbiamo portato. E l'associazione invece dal punto di vista teatrale fa soltanto recitazione o anche altre attività? L'associazione dal punto di vista teatrale fa recitazione, ma dal punto di vista diciamo sociale fa tanto altro. È un'associazione che appunto si occupa anche di cittadinanza attiva. Noi facciamo laboratori teatrali all'interno delle carceri con i detenuti, ci occupiamo dei detenuti fine pena che non hanno fissa dimora, li ospitiamo nelle nostre sedi, gli facciamo completare un percorso attraverso praticamente delle attività che noi facciamo, che sono delle attività lavorative. Noi abbiamo una ciclofficina attiva da un paio d'anni in una traversa di via San Carlo, dove praticamente il nostro presidente si occupa di portare questi ragazzi e di insegnargli, tra virgolette, una sorta di mestiere, in modo che poi dopo, quando escono dalla realtà di reclusione, in qualche modo possono avere la possibilità di avere un mestiere di ciclofficina. Ah, okay. Di ciclofficina. Per esempio adesso abbiamo allestito una cucina industriale, faremo laboratori di cucina, facciamo, guarda, le cose che facciamo adesso io non mi ricordo neanche, perché veramente siamo operativi, non dico H24 ma quasi, cioè ci fermiamo solo il sabato e la domenica, ma poi per il resto lavoriamo sempre tantissimo. Il nostro presidente è una persona estremamente fattiva, che si è, diciamo, votato a questa cosa. E invece come fascia di età quale prendete? Le fasce di età dei ragazzi dai 6 anni ai 29-30 anni. Sì. Quindi anche un po' più età adulta, diciamo. Sì, anche età adulta, sì. Diciamo che il più grande c'ha 30 anni. Ah, sì? Sì. Pasquale, che però non c'era. Quello che... Ah, no, non no, c'era. No, non c'era stasera, non c'era. Non è potuto venire. Perché poi magari alcuni di loro lavorano, sai, e quindi chiaramente per loro è un po' più complicato, eccetera. Quindi... Però, insomma, ci... Però sono tutti molto bravi, fondamentalmente. Sì. Sì, mi seguono bene, devo dire la verità, mi seguono bene, sì. Poi, insomma... Magari tu l'hai visto dall'inizio, sì. Non lo so. Io ho visto dalla metà, perché, cioè, diciamo, ero all'università. Quindi... Ah, ecco, ho capito. Però... E penso di averti detto un po' tutto, sì. Insomma, se poi vuoi farmi qualche domanda in particolare. Invece dei costumi, chi se ne occupa? Sempre... Sempre noi, tutto noi. Noi siamo una realtà, tra virgolette, un po' povera, quindi ci... diciamo, cabarettistica anche un po'. No, noi cabaret non ci occupiamo. Io non sono un'attrice di cabaret, non so fare cabaret, non l'ho mai voluto fare. Non è un genere teatrale che mi piace, fondamentalmente. Quindi onestamente non li ho mai, diciamo, indirizzati verso il cabaret, perché è tutta un'altra tecnica, è proprio tutta un'altra cosa. Quindi... Hai mai studiato storia del teatro? Questo? Sì. Io ho studiato, io studio e studio ancora, nel senso che praticamente quando preparo le lezioni a loro, io diciamo... Fanno anche storia del teatro loro? Fanno anche un po' di storia del teatro, sì, fanno anche un po' di storia del teatro. Quando scegliamo il testo, io gli racconto la storia del testo, gli racconto la storia dell'autore, l'epoca in cui è stato contestualizzato. Il teatro, abbiamo fatto Shakespeare, abbiamo parlato del teatro elisabettiano, sì. Abbiamo parlato, insomma, di tutto quello che girava intorno al teatro elisabettiano. Loro conoscono, diciamo, un po' di storia del teatro, dal teatro greco, dal fatto che praticamente il teatro all'inizio era solo una fonte di esibizione religiosa, poi piano piano hanno cominciato gli artisti di strada e quindi con il Medioevo, eccetera. Conoscono... Sì. Cenni di tante cose. Ottimo. Complimenti. Grazie, molto gentile, grazie mille.
Pinocchia!
Pinocchio e Bassa, e un nome letterario come Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. Cos'è il nome di un travestito? Un po' Renzo, un po' Lucia. Ma no, sono pronomi che ho letto sul libro di Manzoni. Alessandro Manzoni, comandiere, nasce nel 1700. Passo. Lo vedi che a scuola non ci devi andare, quindi le tue compagne di scuola non ti prenderanno in giro? E perché? Perché tu sei programmata, sai già tutti i programmi scolastici a memoria. O almeno dovresti saperlo. Ecco, lo dice il manualetto delle istruzioni. Il modello, cioè la bambina in questione, esegue ad esempio calcoli complessi. Proviamo. 200.400 per 27. 13.442. Perché se sbaglio come lo sai? Mi grido, sei di buona marca. Capitale dell'Honduras. Se vuoi a città, se ci vedi se non scemo, se vuoi a città, perfetto. Tu o funziona il casaccio o mi prendi in giro. Ma nel manualetto non è previsto che tu mi prendi in giro. Per il modello non è capace né di metalinguaggio, né di ironia, né di ridotta ironica. Cosa vorrà dire? Che non potrei mai prenderti in giro. Sei umano, sei maschio, sei intelligente, sei per 18. Vabbè, spiegami la teoria della forza di gravità. La teoria della forza di gravità. Un giorno, Isaac Newton si trovava sotto un albero di mele. All'improvviso cadde una mela, ma Newton dormiva e la teoria non fu mai scoperta. No, ma tu funziona a casaccio. Io ho detto di La teoria della gravità. Un giorno, Isaac Newton entra in classe e i suoi alunni, come al solito, gli chiedono: professore, ma allora questa teoria della gravità? E Newton risponde: oh ragazzi, con questa teoria della gravità avete proprio fatto cadere i maroni. Cadere i maroni. Cadere i maroni. E insomma, è eureka. E la teoria di scoperta. Tu funziona il casaccio, io adesso ti risento e ti rimando indietro. Vieni qui, esci di lì, maledetta. Eppure ho seguito la lettera nel manuale delle istruzioni. Per il modello PIN 452 si consiglia di iniziare con domande semplici. Ecco dove ho sbagliato. Povera Pinocchietta. Dai, adesso ci riproviamo. 2 per 2. Oh, brava. Allora un'altra facile. Rosso di sera. Domanda non formulare esattamente. Dai, lo sanno tutti. Rosso di sera. Capire, lo so, sei un po' confusa perché una cosa sono i programmi virtuali e un'altra cosa è la realtà. Che fai? Mi prendi di nuovo in giro? Guarda che quando il modello PIN 45 apre la bocca, ha fame. Ah, ma certo, ha fame. E cosa vuoi mangiare? Bere. Sì. Ce l'ho una pera, lì. Ecco. Bella, ma l'immaginavo diversa, con quattro zampe, gli occhi di fuori. È bella, è fatta... A pera! Ecco perché si chiama pera. Non ci avevo mai pensato. Sai, bambino, gli esseri già conoscevano le pere. In un sarcofago cucinato nel deserto c'era una statua del re Assipelpa con una pera in mano. Oh, ma tu funziona a casaccio! Io adesso ti risento e ti rimando in giro! No, tu non lo sai cosa mi hanno fatto in quel laboratorio! La mia mamma era una provetta, poi si è rotta. Il mio babbo neanche lo so. Va bene, dici la verità? Prometti di non dire più le bugie e di ascoltarmi? Giuri? Giuro! Per minori di visita che una volta liberi prendono strade diverse. Si ritrovano dopo 20 anni e lo scontro di ideali è inevitabile. Uno, prete di strada, si
si occupa di volontariato ed in particolare del recupero dei ragazzi del quartiere. L'altro è un camorrista e usa quei ragazzi come corriere per i suoi loschi traffici. La storia narra di due mondi, uno incantato, popolato da fanti e vecchi, e l'altro reale, che vede i protagonisti un gruppo di artigiani, amori intricati e le nozze di un duca. Nella versione ridotta e adattata dalla regista ci imbatteremo in uno scenario in cui il classico si fonde con il moderno, dando allo spettacolo una chiave pop rock. Nel mio regno,